Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signore. Quest'oggi voglio proporre una ricettina veramente speciale, proprio estiva, ossia i peperoni alla siciliana che mi ha tramandato la mia cara amica Elena, a cui mando un super bacio, e che oggi vi proporrò. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti. Allora, useremo un po' di peperoncino fresco, se l'avete, in questo periodo c'è, dell'aglio, uno spicchiettino d'aglio, prezzemolo, capperi salati, che poi dissaleremo, delle acciughe salate, due proprio per la precisione, e due chiletti di peperoni, che tanto questa ricetta la potete tenere anche in frigo un paio di giorni, vi va avanti così, botta e ribotta, la finite piano piano. Sale, proprio una punta di cannella, questo mi ha detto che serve per eliminare quel ritornare a gola del peperone, e olio di velo buono, ma raccomando sempre. Ma andiamo a vedere subito come si fa questa ricetta. Naturalmente dovete preriscaldare il forno a 180 gradi, 170 se è ventilato, e posizionare su una teglia con carta da forno i nostri peperoni, in maniera che poi vengano messi nel forno e cuociano per circa un'oretta. Dopo una mezz'oretta che cuociano, dovete rigirarli i peperoni, perché così hanno una cottura migliore e si speleranno anche meglio. Ma poi cosa c'è da fare? C'è da fare un ricco battuto con tutta questa robina, ossia con l'aglio, il peperoncino, le acciughe, il prezzemolo, il cappero. Naturalmente dissaleremo il cappero, se no daremo troppa sapidità al nostro piatto. Prenderemo le nostre acciughe che abbiamo precedentemente levato dal sale e le sfiletteremo, levandone anche il buzzino e tutte le lischine in più, come queste qua. Bellissime queste acciughe, guardate che bellezza, grandi così sotto sale, sono quelle migliori. Daremo una sciacquata anche a queste per eliminare le eventuali scagliettine e cose varie. Le asciugheremo con un po' di carta, un panno, come preferite. Meglio un po' di carta che buttate via, perché il panno, se no, lo buttate via dal puzzo dell'acciuga. Un pezzettino di peperoncino. Poi prenderemo mezzo spicchiettino d'aglio, perché se no già i peperoni tornano a gola. L'aglio a crudo non è che sia al massimo, un pezzettino proprio per insaporire, naturalmente senza anima. Quest'aglio qui ce l'ha un pochino, lo vedo, vi faccio vedere per l'ennesima volta l'anima, che sarebbe il germoglio dell'aglio. Vedete, questo è il germoglietto che non dovete mai tagliare, cucinare, perché rimane un po' a gola. Fatto questo lavoro qua, tritiamo tutto bene, ci dovremo fare una bella poltiglia. Potete fare questo lavoro qua anche dentro un mixer, eh? Deve essere proprio spappolata la nostra poltiglia, che si sfaccia. Questi si portano ad armare anche domani, ve lo dico io, eh? Un bel pezzo di schiacciata e la giornata è assicurata. Eccola qua la nostra poltiglina, che andremo a mettere dentro un contenitore, dove poi ci andremo a mettere anche i nostri peperoni, aggiungendoci anche un po' di prezzemolo, che io ho già tritato, ma potete tritare tutto insieme, va benissimo, fino all'ultimo, non lasciate nulla al caso. Ci andremo ad aggiungere anche la punta di cannella, che vi avevo detto proprio deve essere leggero, eh? Proprio una puntina. Per salare aspettiamo un attimino che i nostri peperoni poi si amalgamino in maniera giusta, a sentire il sapore, perché sapete, ci ho messo il cappero salato, ci può stare che sia già bella salata per conto suo, sicché aspettiamo dopo. Ci aggiungeremo circa 5-6 cucchiai d'olio, la rigiriamo un attimino, guardate che bellezza, e la lasciamo a macerare per un po', come faremo poi con i nostri peperoni. Fatto questo, c'è solo da aspettare che i nostri peperoni siano perfettamente cotti nel forno. I nostri peperoni sono pronti, hanno cotto circa un'oretta, come possiamo vedere hanno fatto anche tutta l'acqua. Va bene, questa servirà anche questa per condirli molto bene, non la buttate via, tutta roba buona. E per, vi racconto un segreto, per sbucciarli meglio sarebbe meglio che voi prendete una bustina, naturalmente di quelle da alimenti, e ce le ficcate dentro tutti così. Chiudiamo bene, la lasciate un attimino, un quarto d'ora, 20 minuti, che faccia il suo lavoro.
e quando le andrete a levare e a sbucciare sarà una bellezza. Questo brodino, come ho detto prima, lo riversiamo dentro il nostro contenitore. Non tutto va bene così, se no lo facciamo annacquati, poi lì dentro ce n'è dell'altra. E comunque bisogna aspettare un quarto d'ora, ci si vede dopo. Allora, i nostri peperoni si sono ghiacciati da poterli quasi lavorare. Allora facciamo un'incisione, io ho già fatto una piccola incisione per eliminare l'acqua, che per davvero era veramente tanta, se no le facevamo al bagno questi peperoni lì. Guardate che bellezza, le mettete sopra la teglia, così si ghiacceranno ulteriormente. E ora le andremo a spellare. Levate il torsolo dove c'è tutti i semi che dovremo eliminare insieme alla pelle. E con un gesto molto semplice, guardate, ta, è un attimo, la gente delle porte le vedi di tutti, invece qui proprio basta tirare e viene via da solo. Trucchettino che molti conoscevano sicuramente, ma che io, per i non conoscenti, ho elargito, molto volentieri. Come possiamo vedere, c'è tutti i semi, allora io le vado a eliminare. E faccio così per tutti i peperoni. Mi raccomando, fate con calma e puliteli a modino. Tanto non vi rincorre nessuno. Finita l'operazione di pulizia dei semi e della pelle dei nostri peperoni, avremo una bella montagnina e un po' d'acqua nel nostro piattino che immetteremo dentro il nostro sughettino, che se no facciamo troppo casino. Se vi ci rimane qualche seme come qui, lo potremo levanare ora in questa prossima operazione, che sarà quella di fare dei filettini fini, abbastanza fini del nostro peperone, dividendoli così e immettendoli direttamente in questo sughettino speciale. Fate così con tutti i vostri peperoni e ci vediamo dopo all'assaggio. Abbiamo sfilettato tutti i peperoni, ripuliti bene bene, ora gli diamo una bella mischiata a questo sughettino, guardate che mamma mia, non vedo l'ora di inzuppacci. C'ha un profumo, mamma mia signore, mamma mia. Questo è ottimo anche ora, ma se lo fate riposare una mezz'oretta, anche un'oretta, sarà veramente spaziale, parola di bocca. Che dire, siccome io mezz'ora non ce l'ho di tempo e lo vado ad assaggiare subito, così sento anche un attimino come si è di sale, semmai ce ne andrò ad aggiungere un pochino. L'untingolino non lo butto via. Ecco qua. Un po' di salino ce lo metto e ora sono perfetti. Io ci metterei anche un altro po' di pepe, che non ve l'avevo detto di metterci, ma ci sta. E il gioco è fatto, signori. Abbiamo creato un piatto veramente straordinario. Dobbiamo ringraziare la mia amica Elena, che mi ha accompagnato durante un percorso della mia vita. Vi mando un grande bacione, gli auguro il meglio possibile e auguro anche a voi il meglio possibile per tutto quanto. Grazie e arrivederci.